Allora, Bruno Barbieri, ospite allo IULM. Allora, da dove sei partito e quali sono state le tappe più importanti che ti hanno portato a queste meravigliose 7 stelle? Io sono partito da ragazzino, ho finito l'alberghiero, me ne sono andato in giro per il mondo perché ho sempre pensato che il mestiere del cuoco era necessario farlo così, cioè per conoscenza, no? Al di là del talento che uno può avere, devi andartene in giro per il mondo, questo mestiere lo puoi fare solo così, cioè devi essere curioso nella vita, nelle cose, devi avere dei sogni nel cassetto, devi aver voglia di essere anche protagonista di un mestiere, no? Di un lavoro, di un'idea. E quindi io me ne sono andato, ho fatto la mia valigia, sono sparito e ho avuto la fortuna di incontrare grandi chef, ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha sempre appoggiato. La tua esperienza televisiva, che è molto consistente, è molto diversificata, è partita da, dicevi prima, Gambero Rosso. Entro subito nel mondo televisivo. Allora, intanto credo che la prima cosa che una persona deve capire quando fa televisione, quando entra dentro in questo mondo, è che devi essere già programmato per quello che ti succederà dopo la televisione. Attenzione, è un argomento molto delicato, molto complicato, perché sai, la televisione chiaramente ti porta al successo, no? Ti porta a diventare una star, no? Possiamo dire questa parola, possiamo usarla. Il problema è quando la televisione non ci sarà più. Io ho capito questo, io so già che cosa farò quando la televisione un giorno finirà. E se tu non sai questo, può finire male. Io posso chiederti che cosa hai in mente? Beh, sai, io riprenderò a girare per il mondo come ho sempre fatto, perché ho interrotto un po' questa cosa, adesso non è più come prima. Cioè, prima mi potevo permettere di dire, ok, bene, sai che cosa c'è? Me ne vado 5 mesi in Amazzonia brasiliana perché ci sono delle cose che mi interessano là dentro. Prendevo e andavo e ritornerò a fare quello che, perché penso che i soldi spesi meglio nella vita di ognuno di noi siano proprio quelli del viaggiare. Quindi quando la televisione finirà, ci sono ancora alcune aree del globo che non ho visitato, che mi piacerebbe visitare, e quindi ricomincerò a fare quello che facevo poco tempo prima di fare la televisione. La televisione mi ha dato una grande notorietà, mi ha fatto stare bene, mi ha fatto vivere e mi fa vivere bene. Un po' la mia vita è cambiata, perché è normale, oggi quelle cose che facevo prima non le posso più fare, no? Il fatto, perché comunque sono una persona che è consapevole di ciò che fa e quindi so che faccio programmi per bambini, quindi so che devo tenere un tenore di vita diverso rispetto a quello che potrebbe essere magari il... Non sono mai stato una persona estrema, però voglio dire, mi rendo conto che quando sei dentro nel mondo televisivo, come potrebbe essere un mondo del cinema, e hai delle responsabilità nei confronti di chi ti guarda, nei confronti della gente che ti vuole bene, nei confronti della tua famiglia, nei confronti del pubblico. E quindi mi comporto da persona che ha delle responsabilità e quindi cerco di avere una vita il più normale possibile. Questa cosa della responsabilità, del senso di responsabilità, che è bellissimo, ti fa davvero molto onore, perché se tutti i personaggi televisivi avessero questo senso di responsabilità, mi permetto di dire che insomma la televisione sarebbe un po' migliore. Quindi il viaggio che serve tanto, anche ti è servito tanto anche per la tua cucina, no? Ma sì, mi è servito per la mia cucina, ma io ho notato una cosa, sai, quando hai a che fare con persone nella tua vita quotidiana, hai a che fare con persone che hanno viaggiato molto, hanno un modo di relazionarsi, di porsi, in un modo diverso rispetto a una persona che non è mai uscita da Milano. Viaggiare ti cambia proprio la vita, al di là della conoscenza. Poi nel mio lavoro me l'ha cambiata veramente tanto, perché mi ha aiutato ad aprirmi, no? A contaminare i miei menù, le mie idee gastronomiche, le mie storie. E quindi questo ha fatto sì che mi ha dato quella spinta in più, magari, che perché un cuoco deve fare così. Allora, un cuoco si deve formare, uno chef si deve formare all'inizio, nei primi anni di vita,
in Italia, perché attenzione, l'Italia è il paese, gastronomicamente parlando, numero uno del mondo. Scusa, vorrei dirlo in camera. L'Italia è il paese numero uno del mondo. Il problema dell'Italia qual è? Che noi, rispetto per esempio ai paesi anglosassoni, all'Inghilterra, all'America e queste storie qua, non riusciamo a fare una buona comunicazione del nostro paese, non riusciamo a fare le PR del nostro paese. Quando noi riusciamo a fare questa cosa, la nostra vita cambierà. Masterchef, in questa dimensione della comunicazione, funziona nella costruzione di, diciamo, di personaggi competenti? Oppure secondo te ci sono degli aspetti che potrebbero essere migliorati? C'è sempre da migliorare nella vita, nel lavoro, nelle cose, nelle storie. Io credo che la televisione oggi, ma come il cinema, al di là di quello che comunque è il personaggio, il talent, no? Che si mette davanti e in mostra a chi poi ti guarda, dietro c'è un lavoro profondo, un lavoro autoriale, c'è un lavoro di regia, c'è un lavoro molto, molto complesso, molto forte, che la gente quando vede un programma, tu vedi, guardi Masterchef, ti metti il giovedì sera, 2 ore di programma, che sono tante 2 ore di televisione, non sono 5 minuti, non è lo spazio, sono 2 ore che stai lì incollato, ok, ma per fare Masterchef c'è un lavoro dietro di centinaia di persone, che voglio dire che ognuno di loro mette dentro in questo programma il suo talento, no? Quindi gli autori, i registi e tutto quello che... A me piace molto l'idea che, come anche in 4 Hotel, per esempio, ci sono molte persone che lavorano dietro le quinte che sono uscite dalla IUM, sì. Dove nascono i programmi, perché alla fine, attenzione, i programmi nascono da quei cervelli lì e quindi in mezzo, probabilmente in mezzo a quella gente lì c'è qualcuno che poi un giorno sarà il regista del programma XY o l'autore del programma XY. E quindi credo che sì, in Masterchef penso che ci sia ancora qualcosa da dire, credo che sia un programma che abbia ancora qualcosa da dire, nonostante i suoi già 7 anni, 8° quest'anno, e quindi c'è ancora molto da lavorare. Ma perché c'è ancora molto da lavorare? Perché a livello autoriale si può ancora fare ancora molto meglio, ma poi siamo in un paese, l'Italia, che è un paese che voglio dire che può dare ancora tanto. Parlavi prima delle esterne, no? Dell'importanza delle esterne per raccontare proprio il territorio. Diciamo raccontare il cibo, se tu pensi che il cibo da cambia di casa in casa, no? Da Palermo a Bolzano o da Bolzano a Palermo le ricette cambiano, hanno un'evoluzione, ma non hanno un'evoluzione storica, hanno proprio un'evoluzione di casa in casa, quindi c'è l'io delle persone. E invece questa tua nuova creatura, che si chiama 4 Hotel, non è uno spin-off, è una cosa proprio tua. È un programma che io ho voluto... Allora, intanto diciamo una cosa, finalmente anch'io, come i miei colleghi, ho un programma tutto mio, e già questo è una bella soddisfazione. Il fatto che bisogna farlo bene. A me piace l'idea di essere un po' un pioniere, no? Cioè l'apertura a nuove cose, perché ci siamo anche forse un po' rotti un po' i cosiddetti, cioè il fatto di che comunque sempre tutta sta cucina, infiliamo la cucina da tutte le parti, anche magari dove non ci stava bene, buttiamoci la cucina perché fa audience. L'idea di aprire una nuova strada, che è quella dell'hotelleria, è quella dello charme, è quella del costume, è quella delle... cioè mi piace l'idea di essere il primo. L'hotelleria è comunque, diciamo, una questione che va comunque d'accordo anche col mondo della cucina, perché il biglietto da visita di un hotel sono le colazioni del mattino, lo dicevo anche prima con i ragazzi, cioè quindi c'è comunque sempre un legame nella cosa. L'idea di fare 4 Hotel mi è piaciuta molto, poi io 4 delle famose 7 stelle che ho preso in un hotel e quindi ne so qualcosa. Penso che quest'idea dell'hotellerie come anche bandiera, se vuoi, di un paese come l'Italia che vive, no? Sono molto d'accordo.
Io credo che sia importante per questo anche. Hai aperto veramente, sì, perché l'hotelleria è il biglietto da visita del nostro paese e di un paese, no? Arrivano gente da tutto il mondo, che poi tu venga in Italia per business, per lavoro, per vacanza, per tutta una serie di cose. Però che cosa fai? Arrivi in un hotel, sei in un albergo e quindi il fatto che l'hotelleria italiana debba crescere, attenzione, ma deve crescere l'hotelleria, diciamo, medio e medio-bassa. Consentimi di dire medio-bassa, perché sappiamo bene che i 5 stelle sono quasi tutti ottimi, con dei costi che sono quelli che sono, ma il fatto di che i 5 stelle siano alberghi gestiti dalle multinazionali, dalle grandi catene, hanno dei budget più grandi rispetto a un hotel a 4 stelle o 3 stelle o 2 stelle, ecco. Ma in realtà la differenza che cosa fa? Lo fanno le piccole cose, no? Lo fanno gli accessori, lo fanno la cura, l'attenzione, i dettagli fanno la differenza di una grande location. Il dettaglio fa la differenza nelle cose. Ti ringrazio tantissimo per essere stato qua. Grazie per avermi ospitato davvero, sono molto felice, torno a casa più contento di prima. Grazie a te, Davide. A voi. Grazie.